E bentornati bimbi nella sezione ragazzi della Biblioteca Civica di Pordenone. Cosa c'è di meglio che cominciare questo 2021 con una lettura ad alta voce? Io sono un po' di parte, ma credo non ci sia nulla di più bello. E poi c'è ancora, prima che finiscano le feste, una persona, una signora che tutti noi aspettiamo, sia grandi che piccini. Andiamo subito a scoprire chi è con Fabio di Ortoteatro. Buon ascolto! La Befana viene di notte. Con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana. Viva viva la Befana! Ha, ha, ha. La Befana viene di notte, con le scarpe tutte rotte, col vestito alla romana. Viva viva la Befana! La Befana viene di notte, con le scarpe tutte rotte, con lo scopo di saggina. Viva viva la vecchina! La Befana viene di notte, con le scarpe tutte rotte, viene bussa e scappa via. La Befana è mamma mia! E la Befana. Ah, ciao, scusatemi! Stavo divertendomi con la filastrocca della Befana, che poi sono tantissime le filastrocche, ma c'è un ma. Scusate, ma perché in tutte quante queste filastrocche si dice che la Befana ha le scarpe tutte rotte? Ma scusate, se ha le scarpe tutte rotte, ma come fa ad andare in giro? Ma come fa a camminare, povera Befana? Insomma, in fondo a gennaio fa freddo, magari piove, magari c'è la neve e lei deve andare in giro con le scarpe rotte. E poi, pensateci un attimo, se le scarpe sono tutte rotte, ma se proprio si rompessero del tutto, che proprio sono inutilizzabili, che proprio non puoi neanche uscire fuori. E dopo la Befana, ma come fa a portare i suoi regali la notte del 5 gennaio? E senza le scarpe? E tutti i bambini del mondo, e non solo i bambini, perché io aspetto sempre ancora i regali della Befana, o almeno un po' di carbone dolce, tutti quanti rimarrebbero senza. Perché la Befana senza scarpe non può andare in giro, no? Perché sono importanti le scarpe della Befana. Ho qua un libro scientifico che spiega tutto quanto sulle scarpe della Befana. Sarà meglio leggerlo, così almeno potremo scoprire se arriverà anche quest'anno la Befana. Ah, chissà come stanno le sue scarpe. Beh, allora leggiamolo. Buon divertimento! Le scarpe della Befana. Quella notte tutto era silenzio. La neve copriva i rumori delle strade. I bambini dormivano nei loro letti e i gatti sui termosifoni. D'un tratto, da una casetta solitaria e silenziosa, si sentì un urlo. Carboncino, le mie scarpe! Cosa hai fatto alle mie scarpe? Carboncino abbassò la coda, guardando la padrona con i suoi occhioni enormi. Le prove della sua malefatta erano sparse sul pavimento. La suola di una scarpa qui, il tacco dell'altra scarpa là.
Le bellissime, vecchissime, sfondatissime scarpe della Befana erano distrutte per sempre. La Befana aveva quelle scarpe da sempre. Con quelle scarpe aveva consegnato la calza a bambini buoni e a bande di ladroni, a principi e mendicanti. Con la neve o con la bufera, con il sole o con la pioggia, dal monte Everest al deserto del Sahara, dall'isola deserta alla città più popolata, quelle scarpe l'avevano portata dappertutto e ora non c'erano più. «Forse è il momento di cambiarle, dopo tanti anni», sospirò la Befana, accarezzando Carboncino che dimenava la coda. Così prese una calza da viaggio, la riempì di provviste per lei e per Carboncino e andò a prendere la scopa. Pochi minuti dopo sfrecciavano sulla città sfavillante di luci di Natale, mentre la Befana borbottava: «Mi rifiuto di comprare le scarpe qui. La faccia di Babbo Natale è ovunque. Gli dedicano statue, si vestono come lui. E io non sono disegnata neanche su una carta di caramella. Ma ti pare giusto, Carboncino?» La Befana ci pensò un po' su, poi fece rotta verso il mondo delle fiabe. Lì avrebbe trovato sicuramente delle scarpe da favola e avrebbe potuto tornare a casa felice e contenta. Andò prima da una principessa espertissima di calzature, Cenerentola. Purtroppo però le scarpette di cristallo andarono in mille pezzi non appena ci mise i piedoni dentro. Con gli stivali del gatto con gli stivali divenne rossa come un peperone e si riempì di puntini, perché la Befana era allergica ai peli di gatto. Gli stivali delle sette leghe le fecero fare un salto così lungo che perse del tutto l'equilibrio. Provò allora le scarpette rosse di Dorothy, ma ogni volta che i tacchi si sfioravano, finiva stranamente nel Kansas. Le scarpe di Pollicino le coprivano appena l'unghia del mignolo. Quelle del gigante gentile erano così grandi che per uscirne dovette prendere una scala. Arrivò fino al mare per chiedere le scarpe alla sirenetta, ma lei le ricordò che alle sirene le scarpe non servono. Così passò di fiaba in fiaba, provò babbucce e zoccoli, scarpe di ferro e di mollica, ma non trovò nulla che fosse adatto a lei. Cri cri! Potresti chiedere a Babbo Natale di regalarti un paio di scarpe. Cri cri, suggerì il grillo parlante, dopo che la Befana aveva scartato anche un paio di scarpe di legno costruite da Geppetto. Forse hai ragione, si arrese la Befana. In fondo, dice che i suoi elfi sanno fare di tutto. Gli manderò una letterina. «Ma che letterina! Non vedi che sei in ritardo? In ritardissimo!»
le gridò il bianconiglio che passava di lì, mostrandole l'orologio che segnava il 25 dicembre. La Befana, sconsolata, stava già pensando di tornare a casa, quando vide una scia rossa nel cielo. Era la slitta di Babbo Natale. Inforcò subito la scopa e si lanciò all'inseguimento, stringendo Carboncino tra le braccia. Qualche magico istante più tardi atterrarono nel segretissimo laboratorio al Polo Nord, dove tutto era pronto per la festa di fine consegne. La Befana, tutta trafelata, spiegò a Babbo Natale cos'era successo alle sue scarpe. «Oh, non è possibile!» borbottò Babbo Natale grattandosi la barba. «Devi assolutamente avere delle scarpe per la notte dell'Epifania. Tutti i bambini aspettano la calza e io adoro il carbone dolce!» E così dicendo, Babbo Natale corse nel suo laboratorio. Passarono diversi minuti, poi ore. Il sole salì e scese più volte. Quando finalmente Babbo Natale uscì dal laboratorio, seguito da un elfo, che portava su un cuscino di velluto due scarpe vecchie e un po' rotte. «Sono proprio come le mie!» esclamò la Befana battendo le mani. «Come hai fatto?» «Ognuno ai suoi segreti», sorrise Babbo Natale misterioso, mentre la aiutava ad infilarle. «Wow!» esultò la Befana facendo una piroetta. «Sono stupende! Però manca qualcosa!» Non fece in tempo a finire la frase che Carboncino si attaccò alla punta delle scarpe e... scrinch, scrunch, scrunch, con un morso di qua e uno di là, aprì due grossi buchi sulle punte. «Ora sì, sono perfette!» rise la Befana, ammirando i suoi pollicioni che uscivano dalle scarpe, e se ne andò di corsa, dopo aver dato un grosso bacio sulla guancia a Babbo Natale. Così, anche quest'anno, come ogni anno, la Befana è pronta per fare il suo giro di consegne con le sue nuovissime, vecchissime scarpe. E Carboncino è sdraiato al calduccio e sonnecchia, masticando uno stivale dell'omino di Panpepato. A salutarvi e a dirvi che questo purtroppo era l'ultimo appuntamento con Ortoteatro, che ringraziamo tantissimo. Noi continueremo comunque a proporvi altre letture e speriamo di vederci tutti quanti presto. Un saluto a tutti, ciao ciao!